Il Vangelo secondo Matteo è incentrato sulla figura di Gesù Nuovo Israele. È Gesù che realizza in sé le promesse all'antico popolo. L'Evangelista Matteo presenta infatti il compimento delle scritture nella persona, nella vita, nel ministero pubblico di Gesù. Il suo racconto, come abbiamo già visto, è organizzato secondo cinque grandi discorsi con parti narrative e due elementi che fanno da cornice: l'introduzione, inteso come Vangelo dell'infanzia, e la conclusione, racconto della passione, morte e risurrezione del Signore. I primi due capitoli narrano alcune scene della infanzia del Salvatore. A partire dal capitolo 3 inizia il racconto del ministero pubblico. I primi due capitoli sono esclusivi di Matteo, cioè si tratta di un'elaborazione propria della scuola di scribi che ha prodotto il primo Vangelo. Mentre a partire dal capitolo 3 ci troviamo in perfetta concordanza con gli altri due evangelisti sinottici, Marco e Luca. Marco infatti comincia il racconto dalla predicazione di Giovanni Battista. Luca e Matteo premettono i racconti dell'infanzia, ma... Matteo va per la sua strada e Luca per la sua. Non hanno nulla in comune. A partire dal capitolo 3, invece, tutti e tre gli evangelisti sinottici procedono in comune, cioè rispecchiano la tradizione ecclesiale precedente. Significa che tutti e tre i sinottici hanno lavorato su materiale apostolico, probabilmente già anche messo per iscritto e sicuramente trasmesso oralmente in forme già costituite. L'Evangelista per cui è un redattore. Parliamo del redattore finale che ha elaborato molto materiale disparato, compilandolo, creando collegamenti, aggiungendo, togliendo, spostando, per creare un racconto omogeneo secondo le proprie intenzioni teologiche. Nei capitoli 3-4 del Vangelo di Matteo, noi abbiamo la ripresentazione del canovaccio comune ai sinottici. Si inizia con la predicazione di Giovanni Battista, l'arrivo di Gesù ai guadi del Giordano, dove viene immerso e riceve quindi il battesimo. Poi il momento di ritiro nel deserto per scegliere la via giusta, il modo corretto di fare il Messia. Il racconto delle tentazioni comune a Matteo e a Luca presenta una scena didascalica in cui vengono sintetizzate tre tentazioni a cui Gesù risponde con tre citazioni del Deuteronomio, cioè del libro che racconta la situazione di Israele nel deserto, là dove l'antico popolo aveva fallito, il nuovo Israele, che è Gesù, trionfa, sceglie bene, non cede alla tentazione, ma sceglie la via di Dio. Ritorna quindi in Galilea e inizia il ministero. Matteo di suo aggiunge la citazione di un testo di Isaia per sottolineare com'è sua abitudine che si compì Ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Secondo Matteo, è il popolo della Galilea che, ascoltando la predicazione di Gesù, finalmente ha visto la luce. È sorta una nuova possibilità di salvezza. E i primi discepoli seguono entusiasti la chiamata del Maestro. Gesù comincia a insegnare e a guarire. E arriviamo così al capitolo 5, in cui inizia il primo grande discorso, quello che si chiama della montagna. E occupa i capitoli 5, 6 e 7. Il primo dei cinque discorsi, discorso programmatico fondamentale, che presenta in sintesi la novità del Vangelo. I capitoli 3 e 4, dunque, servono da introduzione narrativa a cui fa seguito il grande discorso. Al capitolo 7 il discorso termina con una formula redazionale con cui l'Evangelista sottolinea qui finisce una parte. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi le folle erano stupite del suo insegnamento. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi. È una formula che si ripete cinque volte e segna la fine di ciascuna delle cinque parti. Così, al capitolo 7, finisce la prima parte. Da tre a sette abbiamo un blocco unitario. Composto di racconti e parole, fatti compiuti da Gesù, discorsi tenuti da Gesù. Questo è un indizio importante di redazione. Significa che l'evangelista Matteo ha lavorato redazionalmente, mettendo insieme il materiale secondo un proprio criterio. Così, tutto il discorso della montagna è redazionale. Non si può pensare a un unico discorso tenuto da Gesù in un'unica circostanza. Non è un discorso organico, ma una antologia di detti. La predicazione di Gesù era naturalmente ripetitiva e formulata a frasi brevi. Basta ragionare per comprendere le motivazioni di quello che ho detto. Gesù non era un maestro che insegnasse in una scuola e non aveva sempre lo stesso uditorio, per cui non poteva svolgere un programma. Partendo dalla prima lezione e andando avanti, sviluppando il discorso per tanti incontri successivi. Il suo ministero di predicazione itinerante lo portava a cambiare continuamente uditorio. Cambiava città, incontrava persone diverse, arrivavano persone che lo cercavano da altri paesi e ne avevano sentito parlare, quindi doveva continuamente ricominciare da capo. Non poteva continuare semplicemente il discorso, ma ripeteva quegli elementi che riteneva più importanti. Il suo messaggio essenziale è stato proposto e ripetuto una enorme quantità di volte. Questo è stato anche importante perché... Un gruppo fedele c'era. I discepoli che lo seguivano erano sempre presenti. Mentre le folle cambiavano, i discepoli erano costanti, per cui alcuni hanno sentito gli stessi discorsi infinite volte. E a forza di sentire questi discorsi li hanno memorizzati. Queste parole si sono fissate nella loro memoria in modo fortissimo. È però comprensibile che una predicazione orale ripetitiva, pur dicendo spesso le stesse cose, finiva per variare espressioni, immagini, costruzioni. E quindi è facile comprendere anche perché ci possano essere delle piccole sfumature di varianti. La seconda caratteristica della predicazione di Gesù è quella della formulazione di frasi brevi, facilmente memorizzabili, che colpiscano l'attenzione, la fantasia, l'interesse. Non dimentichiamoci che gli antichi non avevano mezzi di amplificazione, per cui parlare ad una folla numerosa, all'aperto soprattutto, è difficile. Non si può fare un discorso pacato che duri tanto tempo con un tono di voce normale. Per parlare in pubblico, all'aperto, a tanta gente, Bisogna alzare il tono della voce, quasi urlare, e se provate a fare una cosa del genere vi accorgete che le frasi che vengono sono scandite. Quindi vengono delle frasi di tipo proverbiale, dei messaggi, quasi degli slogan. Ecco perché la predicazione di Gesù si è schematizzata in questo modo, l'annuncio alle folle è fatta attraverso delle formule, dei proverbi, dei principi sapienziali, costruiti molto bene nella lingua originale, dovevano essere ritmici, forse addirittura rimati con giochi di parole, proprio come i nostri proverbi, così che chi lo ascoltava rimaneva colpito dalla frase e memorizzava facilmente. E dovendo ripetere quel che Gesù aveva detto, era facile riformulare due o tre frasi di quelle pronunciate dal Maestro. Anche questo ha favorito la memorizzazione da parte dei discepoli. Si è venuta così a creare la tradizione apostolica. Cioè, gli apostoli hanno ricordato l'insegnamento di Gesù. E dopo la sua Pasqua di morte e risurrezione, hanno cominciato a raccontare quello che ha fatto e a ripetere quello che ha detto. Hanno così dato forma agli episodi narrativi e ai detti, i logia. Ognuno di questi logia era una realtà a sé. Intendiamo con logion una parola, una frase, un'espressione, un'immagine, un detto unitario, non inserito in un episodio narrativo, ma una frase a sé stante. Se ne sono memorizzate tante e le hanno ripetute prima oralmente, poi facendone delle raccolte scritte. Quando l'evangelista Matteo fa la redazione del suo Vangelo, ha a disposizione una grande quantità di materiale, noi diciamo di logia, i detti del Signore. Da questa grande antologia, orale o scritta che fosse, di detti del Signore, L'evangelista redattore ha preso alcuni detti e li ha messi insieme in un discorso organico. Così ha fatto nascere i cinque discorsi che strutturano il primo Vangelo. Al capitolo 5 abbiamo detto inizia il discorso della montagna. In questa grande antologia Lunga tre capitoli, l'evangelista Matteo ha raccolto molti logia. Ha fatto un lavoro redazionale in cui ha messo insieme materiale tradizionale, dando ad esso una organizzazione particolare, facendo sì che quei detti diventassero il discorso programmatico di Gesù. Il grande portale di questo discorso è costituito dalle beatitudini. Leggiamo l'inizio del capitolo 5. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E segue l'elenco di otto beatitudini. L'introduzione dunque richiama il monte. Gesù salì sul monte. Ecco perché tradizionalmente chiamiamo questo discorso della montagna. Il particolare geografico ha un valore teologico. Non si ricorda semplicemente perché Gesù era su una montagna con una nota paesaggistica, ma c'è l'intenzione di un riferimento teologico. All'Antico Testamento il monte per eccellenza è il Sinai. Sul monte il Signore è sceso per incontrare Mosè, per dare a lui come mediatore l'alleanza, la legge per Israele. Qualcuno dice che nel Vangelo secondo Matteo Gesù è raffigurato come il nuovo Mosè dà la nuova legge. Io direi che le cose stanno diversamente perché Mosè sale sul monte per ricevere la legge, Gesù invece sale sul monte per dare la legge, quindi Gesù non è mostrato nel ruolo di Mosè ma nel ruolo di Dio stesso Gesù è la sapienza in persona che si mette a sedere come la sapienza intronizzata il maestro per eccellenza a lui si avvicinano i discepoli ecco semmai sono i discepoli che svolgono il ruolo di Mosè avvicinandosi a Gesù per accogliere la sua rivelazione. La montagna è il luogo simbolico dell'incontro con Dio. Il discorso della montagna rivela Gesù come il Signore, che non dà semplicemente una nuova legge, ma porta a compimento l'alleanza, realizza quello che era già stato dato. Dona adesso il compimento, la novità è lui in persona. Le Beatitudini sono una antologia elaborata dalla tradizione apostolica. Troviamo un elenco anche in Luca, dove però sono solo quattro, in Matteo sono otto. Vuol dire che il primo evangelista ha particolarmente ritoccato questo testo. Non possiamo domandarci, erano quattro o otto? Forse erano anche molte di più, nel senso che Gesù, predicando, ha usato molte volte la forma proverbiale della beatitudine. È un'espressione tecnica, è un modo per fare i complimenti. Anche noi usiamo in italiano l'aggettivo beato quasi solo per le esclamazioni. Beato te, beati voi. Perché è successo qualcosa di molto importante che io apprezzo, ammiro e faccio i complimenti. Mi congratulo con te per la fortuna che ti è capitata. L'elemento importante delle beatitudini, quindi, non sta nella qualifica delle persone, i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, ma nella promessa, cioè nella causa che determina la beatitudine. Siete beati. Non perché siete poveri, ma perché vostro è il regno dei cieli. L'elemento importante è che il regno dei cieli è vostro. Questo è il Vangelo. Dio, che è il Re, Signore onnipotente del cielo e della terra, è dalla vostra parte. Beati voi. Nelle altre formule troviamo spesso un passivo futuro, saranno consolati, troveranno misericordia, saranno saziati. Si sottolinea l'azione di Dio attraverso questo passivo divino. È Dio che li consolerà, che li farà eredi della terra, che li tratterà con misericordia. L'opera di Dio a favore dell'uomo, che inizia ora e dura per l'eternità, è la causa della beatitudine. Siete fortunati e felici perché il Signore è dalla vostra parte. Il Signore vi consola, il Signore vi lascia in eredità la terra, il Signore vi sazia, soddisfa la vostra vita, vi tratta con misericordia, Dio si fa vedere a voi e vi chiama suoi figli, cioè vi adotta, vi prende nella famiglia. Queste sono le motivazioni della felicità. Queste formule sono una sintesi della bella notizia che è il Vangelo. La prima parte quindi non corrisponde a un dovere morale. Non significa che dovete essere poveri per poter avere il regno. Diventerebbe assurdo. Dire dovete essere afflitti o ancora dovete essere perseguitati per la giustizia. Non avrebbe senso. Non sono dei doveri morali, ma sono delle condizioni che possono essere realizzate. Per comprendere bene le beatitudini dobbiamo valorizzare l'aspetto cherigmatico, cioè l'annuncio fondamentale fatto da Gesù, c'è cioè, un contenuto che Gesù propone come essenziale, ciò che fa Dio. Di conseguenza voi, uomini, potete vivere in un certo modo. Dal momento che Dio è dalla vostra parte, potete riconoscere di essere poveri. Non si tratta di diventarlo. Si tratta di riconoscere che lo siamo poveri. Poveri in spirito è la coscienza della propria povertà, del proprio limite. Potete anche affrontare le afflizioni, potete essere miti, non c'è bisogno di combattere. Perché il Signore vi lascia in eredità la terra, avete tutto. Potete smettere di lottare, potete cercare soprattutto la giustizia di Dio, avere fame e sete della sua volontà. Potete essere misericordiosi perché il Signore vi tratta con misericordia, vi comunica quell'amore così grande che vi rende capaci di amare. Potete essere puri di cuore, semplici, schietti, limpidi, trasparenti, cercando Lui solo perché Dio si fa vedere da voi. Potete operare la pace, costruire buone relazioni perché siete diventati figli. Potete anche affrontare ogni persecuzione perché il Signore Onnipotente, Re del cielo e della terra, è dalla vostra parte. Beati voi! Il discorso della montagna inizia con questo splendido annuncio della felicità che è possibile grazie all'azione di Dio ed è la sintesi del Vangelo di Gesù. Beati voi perché il Signore è dalla vostra parte. Potete essere felici.